Hanno suonato, guarda un po' Marco, chi è arrivato a casa tua? Leo Culotta, para para papà, hey, questa sera qui con la Astracu. Leo Culotta, benvenuto ben a casa di Marco Giusti. Ciao Marco. Gran che momento. Che bel salotto, che bella accoglienza. No, queste sono le voci sole, hanno suonato prima. Rimanete qui ragazze, fate finta di essere in una trasmissione televisiva, Marco, fidati. Buonasera ai signori. Leo. Saluto le signore. Signore. Alessandro Tiberi, Enrico Lucherini. Bravissima Massonata. E chiaramente Sandro Chiani, che lo conoscerai benissimo. Ma da una vita conosco. Eccolo Sandro. Qua, perfetto. Ciao Enrico. Grande momento. Accomodati pure, vieni, grazie, vieni. Grazie. Grazie. Allora Marco. Leo, spiegaci questa cosa che hai fatto, fantastica, di omaggio a Lionello doppiando Woody Allen. Mamma mia. Un po', è vero però. Ma è una cosa un po' grande quella che hai detto. Io l'omaggio a Lionello lo faccio da compagno di lavoro che per tanti anni abbiamo avuto, l'omaggio a Lionello lo faccio come uomo, come dolcezza di persona, come eleganza. Poi in giro per l'Italia con un lavoro teatrale shakespeariano, Le Allegre Comari di Windsor, mi hanno telefonato, mi hanno detto che c'era da doppiare Allen, perché da molto tempo lui non era interprete nei suoi film, ma per tanto tempo ha fatto soltanto il regista, e quindi mi sono trovato a trovare uno spazio con la direttrice di doppiaggio, la Vespini, bravissima fra le altre cose, ha curato anche altri film, ha lavorato tantissimo anche con Oreste, e insomma abbiamo iniziato a doppiare questa parte interpretata in uno degli episodi, in uno dei quattro episodi del film, e ho cercato di fare, come sempre faccio, il mio lavoro, cioè l'attore. E in ma questo non l'hai caso, un po'... In questo caso il doppiaggio, e quindi cosa deve fare il doppiatore? Al di là del talento, ovviamente, deve, innanzitutto lo definisco un traduttore simultaneo, perlomeno per come vediamo noi in Italia i film doppiati, ma Oreste, da attore fine, elegante, straordinario, ma non c'è bisogno di metterlo in discussione qual era, non ha fatto altro che vedere quello che poi il doppiatore deve fare, quello che l'interprete maschile o femminile fa sullo schermo, tentare di seguirlo nei suoi ritmi, nei suoi sospiri, in tutto quello che lì accade. Ecco, il doppiatore non deve fare altro, non deve tradire questo principio. E anch'io ho cercato di fare, attraverso il mio lavoro, attraverso la visione dell'episodio, quello che il signor Allen fa nel film. Per Oreste era una cosa anche troppo forte, questa cosa di, ecco, di assomigliare ad Allen? Perché... No, ma lui ci giocava, non è che voleva fare, non aveva bisogno di assomigliare, virgolette, ad Allen. Lui giocava molto su questo. Poi Oreste ha doppiato soprattutto quella prima parte della carriera, per come lo abbiamo conosciuto, di Allen, dove erano tutti film molto, molto brillanti, molto eleganti, ha abituato lo spettatore a sorridere usando il cervello più che soltanto al suono di una situazione. E parlava molto rapidamente. Come lui, ma sai, Allen in tutti i suoi film è un interprete, non è che il personaggio Allen che si ripete indefessamente. Ecco, però c'erano i nostri Woody Allen, tipo per esempio Moretti o Beniamino Placido anche era. Più Beniamino Placido che Moretti. Sì, ma Moretti in questo caso credo che stiamo parlando, giustamente come dice, quando dice Moretti o Beniamino Placido, sono soltanto delle vicinanze, delle assonanze fisiche, non di più e non di meno. Andava di moda, sì, il quello tipo sì, intellettuale infatti, che parlava tanto. Ho sentito tanto... prima che appunto c'era il periodo degli sfigati che andavano tantissimo e raccoglievano moltissimo nel mondo, esatto, femminile. Ma, risulta? Ma era anche il racconto di un determinato tipo di personaggio che lui interpretava nei film, lo sfigato, l'occhialuto, il magrino, il bruttino. Sì, ma ce l'avevamo però, anche qua. Però Leo, faceva ce tanta aveva... tenerezza. Ma questo accade in tutto il mondo. Qua, giusto? Ce l'avevamo qua. Ma perché guardi lei? Cioè, perché no, te lei bazzica gli sfigati? Perché conoscevamo bene Beniamino Placido. Ah, okay. E ecco, io avevo, e anche Maria Laura,
un grande amore per Beniamino. Ma era la sua testa meravigliosa di Beniamino Placido. Ma era una questione di testa, cioè c'era un'alleanza internazionale, soprattutto transnazionale, degli sfigati colti che sentivano Woody Allen. Lei so che era molto legata a Woody Allen sul set, è vero? Che ti raccontava un sacco di cose, no? Beh, diciamo che all'inizio era molto diffidente lui, è una persona molto timida, molto riservata, poi penso che sia un po' vittima del suo personaggio. E poi? Non credo. Poi, sì, insomma, poi ci gioca molto, ecco. E poi... con il passare delle riprese si lasciava un po' più andare e diventava Woody Allen anche sul set, era molto autoironico, si prendeva in giro e mi prendeva in giro da morire. Io credo che ci siano anche dei luoghi comuni su attori noti o quant'altro, noti appunto per il personaggio che magari hanno portato sullo schermo o in altre situazioni di lavoro. Ci sono dei luoghi comuni, bisogna apprezzare la qualità dell'interprete, la capacità. E ti ha sentito a te e ti ha detto niente? Lui so che ha visto l'edizione italiana. Ovviamente non capisce nulla, quindi segue soltanto. So che sono stati fatti grandissimi complimenti di tutto lo staff che seguiva questa visione privata. Bene, sono contento, ho fatto bene il mio lavoro. Scusa, c'è l'irruzione di Francesco Scimelli, che... Marco, no, eravamo in cucina. No, io ho trovato una locandina da farmi firmare da Enrico. Scusa, perché? Sì, perché hai fatto un film come regista? Come attore, stampa di come questo film che vorrei mostrare, posso? Dai. Disposta a tutto. Com'è la promozione di Disposta a tutto? Eleonora Giorgi nel suo massimo aveva già fatto dei film un po' sexy ed era disposta, e quindi che il titolo Disposta a tutto ho cercato di fare dei servizi fotografici molto Disposti a tutto. Disposti a tutto. Vabbè, però firmaglielo. E allora, come se fosse una trasmissione televisiva, di se c'è un jingle, fatelo pure. Prego, ragazzi. Non andò bene. Ma anche Back in Femur. Vai, prego, prego. L'Ulisse televisivo. Grande momento, che molto straculto. Scusami, devi abbinare. Il momento straculto è questo: è la faccia di Enrico Lucherini con la locandina di Disposta a tutto. Questo è veramente un bel frame. Io volevo sapere, Leo, ma tu hai fatto delle prove per. Cioè, hai fatto tante prove o ti è uscita la voce? Allora, questo risponde a te, risponde forse anche a qualcuno a casa. Cioè, non dovete essere convinti che uno entra in una sala, guarda una cosa e comincia a fare delle cosine. Si guarda, si ascolta, si guarda la traduzione in italiano, si cerca di capire il ritmo, il tempo che usa l'inglese. Interprete che sta sullo schermo. Non ci riesco ad allentarli finché c'è turbolenza, lo sai che sono ateo. Invece, scusate, io parlando di prove volevo sapere anche provini, perché insomma voi avete sostenuto dei provini. Alessandra, com'è andato il provino con Woody Allen? C'era lui? Come ha funzionato? Raccontami un po'. È stato alquanto bizzarro, perché era tutto segreto, tutto misterioso. Siamo andati a fare questa audizione sapendo solo che era un film di Woody Allen, quindi non sapevamo nient'altro. Si andava lì, non c'era ovviamente lui, c'era la casting italiana e su un'improvvisazione abbiamo improvvisato la scena. Anche per te, Alessandro? Sì, c'è stato dato un foglio lì quando siamo arrivati, 5-10 minuti per leggere o capire quello che c'era scritto, e poi abbiamo improvvisato insieme alla casting. Diciamo che almeno non so se l'abbiamo fatto sullo stesso, sì, però non era una scena del film, era... E per te, Sandro Chiani, hai improvvisato? Sì. Ecco, volevo sapere, quando recitavate in inglese o in italiano? Perché questa è una domanda interessante. No, italiano. Italiano. Anche perché poi lui, l'ho detto italiano? Sempre in conferenza stampa, mette i sottotitoli. Ah sì, Sì. Sì, avete recitato? All'estero, in Italia, sono loro. Anche Penelope Cruz in italiano. Un complimento poi particolare per la Penelope Cruz, perché ha recitato in italiano. È buona. Vabbè. Poi è buona, abbiamo capito. Sei il buono l'italiano, è spiritosa. Porto a chiedere una cortesia molto grossa: è possibile doppiare Marco Giusti dicendo "To Run With Love" di Woody Allen adesso nei cinema? Facilissimo. Marco, aspetta, Marco, te la senti, però come mi doppi? Siamo pronti. Fai finta che ci sia una telecamera a Roma con no, "To Run With Love" devi dire, questa, se no, no. Facciamo finta, Marco, siamo a casa tua, ma fai finta che ci sia la telecamera lì. To Run With Love. Prossimamente nei nostri cinema. No, ma che c'è ora? Adesso nei nostri cinema. To Run With Love di Woody Allen, adesso in tutti i cinema. È terribile. To Run With Love. No, non hai capito, ti devo doppiare lui. Se te metti le sue cose, scusate. Vai. Sei pronto? Vai. 1, 2, 3. To Run With Love con Woody Allen nei cinema italiani.
Un grande momento, direi. Il film di Woody Allen si conclude con una canzone meravigliosa della musica leggera italiana. È la canzone Nel blu dipinto di blu. Questo è il finale della canzone e del film. Scusate, il finale del film, ed è una canzone che noi vi vorremmo riproporre con le nostre voci sole per ringraziarvi. Arrivederci Roma, no, pure nel film. Ah, sì? Pure le fisarmoniche di paese non c'è. Lo so, purtroppo. Vabbè, quello che si può fare si fa. Via, eccole qua. 1, 2, 3, 4. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Bravissimo. Grazie a Voci Sole, grazie Alessandro Tiberi, grazie Alessandra Mastronardi, Enrico Lucherini e maestro Leo Gullotta. I maestri stanno a scuola, grazie. Grazie.